Benvenuti. Anna Scalabrini ha trovato opportuno partire dai versi di Alda Merini. Alda Merini fu una donna nata con la primavera, il 21 marzo del 1931, e a cui toccò il destino della poesia, da lei mai tradito. Una donna, secondo certi criteri, folle, che nonostante sia passata leggera e quasi tacita nel secolo che l'ha ospitata, ha lasciato e lascia tuttora fortissime pennellate di male e bene di vivere, alla fin fine, di grande amore per la vita. Oggi Alda Merini è più presente che mai. Io, come voi, sono stata sorpresa mentre rubavo la vita, buttata fuori dal mio desiderio d'amore. Io, come voi, non sono stata ascoltata. E ho visto le sbarre del silenzio crescermi intorno e strapparmi i capelli. Io, come voi, ho pianto e ho riso e ho sperato. Io, come voi, mi sono sentita togliere i vestiti di dosso. E quando mi hanno dato in mano la mia vergogna, ho mangiato vergogna ogni giorno. Io, come voi, ho soccorso il nemico, ho avuto fede nei miei poveri panni e ho domandato che cosa sia il Signore. Poi, dall'idea della sua esistenza, ho tratto forza per sentire il martirio volarmi intorno come colomba viva. Io, come voi, ho consumato l'amore da sola. Io, come voi, lontana persino dal Cristo risorto, ma io, come voi, sono tornata alla scienza del dolore dell'uomo, che è la scienza mia. Spazio! Spazio io voglio, tanto spazio, per dolcissima muovermi ferita. Voglio spazio per cantare, crescere, errare, saltare il fosso della divina sapienza. Spazio, datemi spazio, io lanci un urlo inumano. Quell'urlo in silenzio, negli anni che ho toccato con mano. Ecco cosa scrisse, tra l'altro, lo stesso Giuseppe Ungaretti a proposito della sua raccolta L'Allegria, di cui fa parte Levante. Non sono il poeta dell'abbandono alle delizie del sentimento. Sono uno abituato a lottare e, devo confessarlo, gli anni vi hanno portato qualche rimedio, sono un violento. Sdegno e coraggio di vivere sono stati la traccia della mia vita. Volontà di vivere nonostante tutto, stringendo i pugni, nonostante il tempo, nonostante la morte. La linea vaporosa muore al lontano cerchio del cielo. Picchi di tacchi, picchi di mani e il clarino ghirigori striduli e il mare è cenerino, trema dolce e inquieto come un piccione. A poppa i migranti soriani ballano, a prua un giovane è solo. Di sabato sera a quest'ora ebrei laggiù portano via i loro morti nell'imbuto di chiocciola, tentennamenti di vicoli, di lumi, confusa acqua come il chiasso di poppa che odo dentro l'ombra del sonno.
Così Giuseppe Ungaretti ricorda l'amico Konstantinos Kavafis. Erano nati entrambi ad Alessandria d'Egitto. A volte, nella conversazione, lasciava cadere un suo motto pungente e la nostra Alessandria, assonnata, in un lampo risplendeva lungo i suoi millenni, come non vidi mai più nulla risplendere. Kavafis aveva 25 anni più di Ungaretti, era nato nel 1863 e morì sempre ad Alessandria nel giorno del suo 70° compleanno. Nel mezzo, una vita da impiegato al Ministero dei Lavori, senza particolari avvenimenti. In una condizione di recluso volontario, quasi come Emily Dickinson, Kavafis scrisse liriche al di fuori di tendenze e avanguardie di sorta. Continuò a rivedere continuamente le sue poesie e salvò 154. Itaca è la più celebre. Quando ti metterai in viaggio per Itaca, devi augurarti che la strada sia lunga, fertile in avventure e in esperienze. I lestrigoni e i ciclopi o la furia di Nettuno non temere. Non sarà questo il genere di incontri se il pensiero resta alto e un sentimento fermo guida il tuo spirito e il tuo corpo. In ciclopi e lestrigoni no, no certo. Né nell'irato Nettuno incapperai se non li porti dentro, se l'anima non te li mette contro. Devi augurarti che la strada sia lunga, che i mattini d'estate siano tanti, quando ne porti, finalmente con che gioia, toccherai terra tu, per la prima volta, negli empori fenici indugia e acquista madreperle, coralli, ebano e ambre, tutta merce fina, anche profumi penetranti d'ogni sorta, più profumi nebbianti che puoi, va in molte città egizie, impara una quantità di cose dai dotti. Sempre devi avere in mente Itaca, raggiungerla sia il pensiero costante. Soprattutto, non affrettare il viaggio, fa che duri a lungo, per anni, e che da vecchio metta piede sull'isola tu, ricco dei tesori accumulati per strada, senza aspettarti ricchezze da Itaca. Itaca ti ha dato il bel viaggio. Senza di lei mai ti saresti messo in viaggio. Che cos'altro ti aspetti? E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso. Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso, già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare. Leggendo le biografie di Nazım Hikmet, che nacque a Salonico nel 1902, si perde il conto dei suoi arresti, delle sue fughe, dei suoi rientri nella sua Turchia. E né c'è da sorprendersene. Un uomo iscritto al Partito Comunista Turco, all'epoca fuori legge, e che aveva denunciato pubblicamente i massacri degli armeni fra 1915 e 1922, non poteva risultare simpatico al regime. Fu condannato più volte, tra cui nel 1938 a 28 anni, e uscì nel 1950 grazie a pressioni internazionali guidate da personaggi come Pablo Picasso, Jean-Paul Sartre, Pablo Neruda. Visse altre disavventure, ma la sua produzione letteraria è varia e vastissima, e per un apparente paradosso le sue liriche più famose restano le poesie d'amore. Il più bello dei mari è quello che non navigammo. Il più bello dei nostri figli non è ancora cresciuto. I più belli dei nostri giorni non li abbiamo ancora vissuti. E quello che vorrei dirti di più bello non te l'ho ancora detto. Alla vita. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio, come fa lo scoiattolo, ad esempio, senza aspettarti nulla dal di fuori o nell'aldilà.
Non avrai altro da fare che vivere. La vita non è uno scherzo. Prendila sul serio. Ma sul serio, a tal punto che messo contro il muro, ad esempio le mani legate, o dentro un laboratorio col camice bianco e grandi occhiali, tu muoia affinché vivano gli uomini di cui non conoscerai la faccia e morrai sapendo che nulla è più bello, più vero della vita. Prendila sul serio, ma sul serio a tal punto che a 70 anni, ad esempio, pianterai degli ulivi, non perché restino i tuoi figli, ma perché non crederai alla morte pur temendola, e la vita peserà di più sulla bilancia. Nel 1945 il premio Nobel per la letteratura fu assegnato a Gabriela Mistral con questa motivazione: per la sua lirica ispirata da forti emozioni che ha fatto del suo nome un simbolo delle aspirazioni idealistiche dell'intero mondo latinoamericano. E certamente l'Accademia svedese si rivelò ben più lungimirante di quel Cile in cui Gabriela Mistral era nata nel 1889. Gabriela era una donna, era di famiglia povera, era autodidatta, era indipendente, era lesbica. E questo in un tempo e in un luogo in cui essere donna, di famiglia povera, autodidatta, indipendente e lesbica non facilitava la vita. Ma la sua tenacia seppe sempre prevalere, dette pari importanza all'attività di insegnante, fra i suoi allievi c'era Pablo Neruda, e quella di scrittrice. Paese d'assenza è del 1938. Paese d'assenza, bizzarro paese più leggero d'angelo e gesto sottile, color d'alga morta, colore di nibbio, con l'età di sempre, senza età felice. Non dà melograni, non dà gelsomini, e non ha né cieli né mari di viola. Il nome è suo, il nome. Mai gliel'ho sentito. E in un paese senza nome io morirò. Né ponte né barca mi ha portato qui. Non me lo hanno detto per isole o terre. Io non lo cercavo né poi l'ho scoperto. E sembra una fiaba che ho già imparato. Sogno da prendere e poi da lasciare. È la patria dove vivere e morire. Mi è nato da cose che non sono paese, da patrie e patrie che ho avuto e perduto, da quelle creature che ho visto morire, da ciò che era mio e mi ha abbandonato. Ho perso montagne su cui ho dormito, ho perso orti d'oro, dolcezza di vita. Ho perso le isole di canna, di viola, e le loro ombre le vidi a me stringersi e a vinte e amanti farsi anche paese. Criniere di nebbia, senza dorso, né nuca, respiri assopiti li vidi seguirmi e in anni erranti diventare paese. E in un paese senza nome, io morirò. Sulla celebre antologia di Spoon River di Edgar Lee Masters, che vide la luce a partire dal 1914, merita ricordare l'aneddoto relativo alla prima pubblicazione in Italia. L'aveva tradotta una giovanissima Fernanda Pivano, era il 1943, e Cesare Pavese riuscì per conto di Einaudi a superare le maglie della censura titolando Antologia di S. River. Di modo che il Minkul Pop pensò a una edificante lettura riguardante un pretesto santo, San River.
Venuto a galla l'imbroglio, furono poi guai per Einaudi, per Cesare Pavese, per Ferranda Pivano, la quale dichiarò in seguito: era super proibito quel libro in Italia. Parlava della pace, contro la guerra, contro il capitalismo, contro in generale tutta la carica del convenzionalismo. Era tutto quello che il governo non ci permetteva di pensare. Molte volte ho studiato la lapide che mi hanno scolpito. Una barca con vele ammainate in un porto. Ma in realtà non è questa la mia destinazione, ma la mia vita. Perché l'amore mi si offrì e io mi ritrassi dal suo inganno. Il dolore bussò alla mia porta e io ne ebbi paura. L'ambizione mi chiamò, ma io temetti gli imprevisti. E malgrado tutto avevo fame di un significato nella vita, ma adesso so che bisogna alzare le vele, prendere i venti del destino, dovunque spingano la barca. Dare un senso alla vita può condurre a follia, ma una vita senza senso è la tortura dell'inquietudine e del vano desiderio. È una barca che anela al mare, eppure lo teme. Alexander Throckmorton. Ah, quando ero giovane avevo ali forti e instancabili, ma non conoscevo le montagne. E quando fui vecchio conobbi le montagne, ma le ali stanche non tennero più dietro alla visione. Il genio è saggezza e gioventù.